Spettacolare e superbo concerto nel largo antistante alla casa natale di padre Ludovico ha salutato l'ingresso del nuovo anno nel nome del santo, salito agli onori degli altari il 23 novembre scorso. Un evento che ha visto la partecipazione della Musicanima Symphony Orchestra, diretta dal maestro Enzo Campagnoli, che vanta collaborazioni con i più importanti teatri d'opera italiani. La manifestazione, che ha goduto della partecipazione dell'Accademia di Danza Let's Go School, ha avuto una buona cornice di pubblico. La gente ha molto apprezzato l'alto livello della proposta artistica offerta dal concerto intitolato Cantare e Amare, parafrasando il santo casoriano che, va ricordato, è ritenuto uno dei protettori delle bande e delle orchestre musicali. Ludovico, infatti, amava insegnare musica ai suoi accattoncelli, convinto del valore educativo di quest'arte. Intense ed appassionate le interpretazioni del tenore Daniele Zanfardino, che vanta collaborazioni con il San Carlo di Napoli, e della soprano Jamila Rumayor Sosa, del Teatro Garcia Lorca di Cuba. Molto apprezzati gli omaggi a Morricone, Dalla e Pavarotti, gli applausi più convinti però per le classiche melodie napoletane, interpretate con passione e sentimento dai due artisti che hanno ricevuto applausi a scena aperta. Le melodie più note della nostra musica classica e popolare sono state inframmezzate da gospel e canti natalizi a cura del gruppo Quartet Voice Ensemble. La manifestazione nell'ambito delle celebrazioni per la santificazione di Ludovico è stata coordinata e voluta dal Comitato d'Onore per i festeggiamenti, dall'amministrazione comunale, dall'assessorato alla cultura retto dalla professoressa Luisa Marro, con l'organizzazione generale di Roberto Russo. In quello che ormai è diventato un angolo di ritrovo per i casoriani che vanno tutti i giorni a visitare Ludovico, una kermesse ben riuscita di alto livello culturale che offre alla città di Casoria la possibilità di riflettere su un luogo che può essere un piccolo anfiteatro per iniziative che conservino la memoria di Ludovico e lancino Casoria come città dei santi, che può strizzare l'occhio a cultura e turismo religioso.